adesso mi hai dato un assist, però mi viene da chiederti, cioè da dirti più che altro, un grande esordio di Spanghero quest'anno, che ha iniziato molto bene, adesso il minutaggio è un po' ridotto. Problema di stanchezza? A livello rendimento, mi dici qualcosa? No, il discorso è di gioventù. Marco è un giocatore a cui voglio bene, che io stimo molto perché è un ragazzo con tanta personalità e talento. Deve crescere, la crescita passa attraverso momenti di involuzione e momenti di picchi negativi. Lui deve assolutamente riprendere la spontaneità del suo gioco. Invece adesso spesso e volentieri è confusionario nel suo gioco, invece lui non deve essere confusionario ma deve essere molto lineare e preciso. Lui ha una qualità ottima che è il tiro da tre punti. Lui quando è libero deve tirare da tre punti e non deve forzare con 80 palleggi nelle penetrazioni, ma è un momento di crescita per lui e noi abbiamo bisogno del suo talento e della sua faccia tosta. Bene, grazie. Ancora una cosa, un pubblico che diciamo il più caldo ultimamente non si fa sentire, ma non entriamo nel merito della polemica perché a entrambi non piace. Un pubblico che non si fa sentire e che secondo te pesa a livello ai giocatori, a livello di partita? Vi manca? No, mi dispiace questa cosa perché i ragazzi l'anno scorso ci hanno sempre seguito con passione, con entusiasmo, sia in casa che fuori. Credo che tutto dipenda dagli episodi che sono successi l'anno scorso, dalla squalifica del campo. Però noi abbiamo bisogno anche di questi ragazzi, quindi non credo che sia un problema insormontabile se invece di essere di fianco alla panchina sono 10 metri sopra. Noi abbiamo bisogno lo stesso del loro aiuto e del loro tifo. Ok, adesso dopo averglielo promesso per 4 volte la finisco di riempirlo di domande. Ti ringrazio Massimo, un grosso in bocca al lupo per domenica e spero di rivedere uno di voi la prossima settimana per un altro piccolo incontro infrasettimanale. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te, grazie a tutti, buonasera.